Voglio fare un film con Paolo Sorrentino, accolto come giusto che sia per una star del suo livello, lo ha detto a Cifoni Woody Harrelson, il divo di National Born Killer, Assassini Nati, il famoso film contro la guerra in Vietnam di Oliver Stone e di tanti altri capolavori. Considero Paolo Sorrentino, ha detto l'attore, premiato a Gifoni Cinema Ragazzi con la targa Truffaut, uno tra i maggiori registi in attività. Ho apprezzato anche la magnifica serie televisiva The Young Pope, la serie che sono targate sia Netflix o Amazon o Sky o la spagnola Rakuten, sono il linguaggio audiovisivo più interessante e moderno della nostra epoca. E allora cinema e ancora cinema. Tonino Pinto saluta in diretta dalla città del cinema di Gifoni Valdepiana gli ascoltatori della New Yorkese Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Se ieri al GIF, dove è in pieno svolgimento la 49esima edizione del Festival del Cinema di Ragazzi, è stata la giornata di Woody Harrelson e della giovane attrice Sara Saviocco, che abbiamo intervistato in conferenza stampa, parlando della carriera di quella che la critica considera, a giusta ragione, la star più affermata sul piano internazionale, con una prestigiosa targa critica al Festival di Venezia, al Festival di Cannes e anche al Sundance Film Festival di Robert Redford. Fra ieri e oggi a Gifoni si susseguono gli arrivi. Fra cinema e musica, ieri i 6.200 giurati sono impazziti letteralmente per Natalie Dier e Charlie Hyton, le star della serie televisiva Stranger Things. E entusiasmo le stelle anche per Arisa in concerto. È da segnalare tra i film il documentario in occasione dei 50 anni del primo sbarco dell'uomo sulla Luna e del secondo lancio in orbita dell'astronauta italiano Tarmitano. Insomma, un documentario sul viaggio di Armstrong nello spazio lunare sull'Apollo 13. E poi c'è stata la visione della copia restaurante di 2001 di Siamo nello spazio di Kubrick. Stasera i giovani giurati affolleranno il blue carpet per sfruttare un selfie con Shade, uno dei più, diciamo che è uno dei grandi top generazionali del freestyle, cioè vale a dire il rap scatenato dal palcoscenico a 12.000 volt direttamente con il pubblico. Ma oggi la star di turno è Elle Fanning, attrice modella assai gettonata tra i giovani appassionati, i giovani amanti delle serie televisive soprattutto. A Gifoni sarà premiata e presenterà, insieme naturalmente con tutto lo staff, Teen Spirit, già uscito in America con grande successo, una storia di una ragazza che cerca un posto al sole sul palcoscenico. E sul palcoscenico dei Gifoni oggi anche il cast al completo della Compagnia del Cigno, 7 ragazzi tra i 15 e i 18 anni che arrivano dal Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, che stanno letteralmente spopolando. Tra gli ospiti il ministro Bonisoli, che illustrerà la task force che sta creando per evitare in futuro gli abusi sugli affidi dei giovani, il regista Ivan Cotroneo, che terrà una masterclass sulla sceneggiatura, e Dulcis in fondo Giovanni Alleni e il suo magico pianoforte. Che volete di più? Cioè, di più c'è, però, che a proposito di un posto al sole, quello che sta cercando anche un posto al sole è un giovane 14enne. Il giovane 14enne in questione è il nostro ospite in diretta. Si chiama Fabio Longhitano. Segnatevelo questo nome, perché in futuro probabilmente io non mi sono mai sbagliato, e non si è mai sbagliato neanche Gifoni, che di solito di questi ragazzi ne ha talmente tanti, chissà quanti che poi sono diventati in passato famosi e lo diventeranno. Lui ama cantare, in realtà ama anche studiare, è studioso, sta studiando anche Torino, ed è soprattutto un appassionato di musica. Secondo me è anche un bravo attore. Ecco, noi diamo il benvenuto a Fabio Longhitano. Fabio, quali sono le tue caratteristiche? Tu che tipo di canzoni canti? Diciamo che canto un po' di tutto, dal lirico al pop rock. Beh, questo pop rock, insomma, il tuo pezzo forte qual è? A Sanremo che cosa hai presentato? A Sanremo ho presentato tre cover, la quale nel mezzo di un applauso del Fio Bernabei, Un giorno in più di Rama e Oramai di Lale. Beh, io non so se la nostra Antonietta, che è una magia, è una maga, lei è bravissima, a Torino riesci a trovare il tuo primo LP, che si intitola? Lei.
play, e che forse se lo trova manderemo in onda questa tua canzone. Però quello che mi incuriosisce è che tu sei un po' strano, il tuo papà è un top manager del settore alberghiero, è idea molto simpatica, è un catanese simpaticissimo come la tua mamma, e mi raccontava che tu sei un po' un creativo pazzoide, nel senso che sì, fai un sacco di operazioni. Per quanto hai cercato di cantare la cover di Francesco Gabbani con la sua musica con la compagnia dello scimpanzé, della scimmia, insomma, non avendo nessuno che ti voleva fare la scimmia, hai questo tuo padre, dicevo, falla tu la scimmia. Sì. È andata così? Sì. E come è andata a finire? Niente, poi alla fine non ci hai rifiutato. Qual è il tuo sogno? Qual è il tuo parere su Giffoni? È la prima volta che tu lo vedi? Sì, Giffoni sono la prima volta che sono qui, e il mio parere è che è veramente una cosa fantastica, perché parca i confini e unisce tutte le popolazioni. Bravo, mi canti un pezzettino di Gabbani? No, difficile. A cappella no. E che cosa ti viene più facile? L'ultima canzone che ho cantato, che A chi mi dice, la cover del Blu. E come fa? Sorridere e ti rivedo come sei, incrocerai lo sguardo mio per poi dirmi addio e mentire. Se ti dicessi ora vai, oramai. Bravissimo! È soltanto un annuncio, allora salutiamo insieme gli ascoltatori di questa New Yorkese Radio che si rivolge nei 5 continenti e gli italiani sparsi per il mondo. Un saluto da Tonino Pinto e da Fabio Longhitano. A domani, ciao ciao!